I trovore potentissime in grado di svuotare luoghi allagati in tempi rapidi, in azione sull'Arno all'altezza di Torre San Nicolò a Firenze, è l'esercitazione in cui gli uomini e le donne della protezione civile e regionale, della città metropolitana, del consorzio di bonifica del Medio Val d'Arno, dei vigili del fuoco, sono tornati ad allenarsi e a fare squadra su questi temi da quando l'emergenza Covid ha monopolizzato ogni attenzione e ogni impegno. Esercitazioni come queste servono intanto a riattivare il sistema di protezione civile che in questi ultimi tempi è stato fortemente impegnato sull'emergenza sanitaria, che è un'emergenza, ovviamente è stata un'emergenza impegnativa, ma è un po' fuori dalle corde della protezione civile. Quindi anche per i nostri volontari tornare a fare esercitazione, a fare formazione, a vedere se tutto funziona e se siamo pronti alla stagione delle piogge, come in questo caso, è un momento assolutamente importante. Questa esercitazione organizzata dalla città metropolitana coinvolge la regione toscana, coinvolge il consorzio di bonifica, il comune di Firenze. Stiamo provando le nostre idrovore e siamo felici di poter tornare finalmente a fare il nostro mestiere. Ha una doppia valenza questa esercitazione. Da una parte ovviamente è la parte più pratica, cioè testare delle attrezzature, alcune delle quali sono anche nuove, quindi hanno bisogno di una verifica sul campo. L'altro aspetto, direi altrettanto importante, è quello di fare squadra e quindi anche vedersi in faccia e di persona per poter essere più efficaci in caso di intervento, quando come un vero sistema tutte le componenti della protezione civile e delle strutture di emergenza devono intervenire. Ogni anno, ha ricordato poi l'assessora Amonia Monni, investiamo 100 milioni per le manutenzioni, 500 milioni per i progetti di messa in sicurezza che abbiamo in corso in questo momento in tutta la Toscana, mentre altri 550 milioni sono i progetti che abbiamo candidato al PNRR. L'esercitazione è stata organizzata dalla città metropolitana di Firenze e coinvolto anche i ragazzi di alcune scuole. L'idea nostra è quella di renderla permanente, cioè di fare una volta all'anno, all'inizio del mese di novembre, la prova delle idrovore. Le idrovore sono uno strumento assolutamente importante per questo territorio e per la prevenzione l'intervento in caso di calamità. Certo, bisogna tenerle in efficienza, per cui la prova delle idrovore una volta all'anno è assolutamente importante.